Eccovi 10 curiosità di Crash Bash che forse non sapevi. Numero 1. Crash on the Run. A distanza di tanti anni, oltre al palese riferimento della skin di Crash podista con la scritta Bash dietro la schiena, ne abbiamo due in particolare. Nelle stagioni vecchie, quando ti anticipavano il boss, c'era una sorta di fumetto, chiamiamolo così, dove i personaggi ti parlavano. Tra questi, Uka Uka diceva la stessa frase dell'intro di questo gioco. Sarò io il più forte e sarà il male a prevalere alla fine. Ma il riferimento più recente sta proprio sul Play Store, dove nella descrizione dell'aggiornamento c'è scritto proprio Get ready for a Crash Bash update. Numero 2. Crash Team Racing Nitro Fueled. Stessa cosa come in Crash Bash, abbiamo riferimento palese con la scritta Bash nella decalcomania del kart. Una cosa che non tutti hanno notato, perché non gliel'ho mai sentito dire a nessuno più che altro, è la risata di Crash, che è molto ma molto simile a quello di Crash Bash, come potete benissimo sentire adesso. Numero 3, Skylanders Academy. E con questo voglio chiudere la categoria dei riferimenti. Skylanders Academy è una serie Netflix dove in 3-4 puntate appare Crash. E nella terza stagione, episodio 9, Crash fa un'animazione. Un'animazione che ricorda moltissimo quello di Crash Bash, quando esulti e premi triangolo. L'animazione del pollo. Numero 4, Comodo Mo. Parlando finalmente del gioco in sé, appena accedete nella boss fight dei fratelli Komodo, si sentono le risate dei boss. E la risata di Komodo Mo è proprio quella del Puturud che lancia i barili nel primo Crash Bandicoot. 2, 1, go! Numero 5. Embolism. Embolism credo che sia il minigioco più ricordato da tutti, per quanto è frustrante, quante ore perse per questo livello, soprattutto per la reliquia platino. Così tanto ricordato che nei giochi party successivi l'hanno introdotto. Per esempio, in Crash Fusion esiste la modalità multigiocatore, una modalità che quasi nessuno tocca. E tra i minigiochi esclusivi per il multigiocatore ci ritroviamo appunto Embolism, che è praticamente identico, solo più pixelato e con personaggi diversi. E spostandoci nel 2006 ritroviamo il livello delle palle in Crash Boom Bang, intitolato però Overcraft. Numero 6. Qui si entra già nel particolare. Nel livello di Uka Uka, Melt Panic, ci si affronta con gli orsi polari con Uka Uka in un'ambientazione artica. Quella sarebbe l'arena di battaglia di Uka Uka in Crash Twin Sanity. Fateci caso, Crash Bash, cronologicamente parlando, ai fini della timeline della serie, questa in teoria è l'ultima vicenda, è l'ultimo racconto della storia di Crash. Perché infatti Aku Aku e Uka Uka si scontrano per sapere una volta per tutte chi è veramente il migliore, o il bene oppure il male. Infatti deciderete voi chi far vincere a fine gioco, quindi questo fa del gioco l'ultimo. Crash Twin Sanity ancora non è uscito, Crash Bash è del 2000, Twin Sanity è del 2004, ma nel mentre stavano progettando Crash Bash, automaticamente stavano progettando anche un Crash per PlayStation 2, quello che poi è diventato Crash Lyre di Cortex. Ed essendo che ci hanno lavorato molti sviluppatori di Crash Bash, avranno pensato anche per il finale. Infatti nel finale di Crash Lyre di Cortex vediamo che Cortex e Uka Uka rimangono bloccati 3 anni nelle distese gelate dell'Antartico, che a sua volta sarebbe un'introduzione a Crash Twin Sanity. E vediamo appunto Uka Uka che rimane bloccato in una lastra di ghiaccio. Numero 7. Il verso di Koala Kong. Il verso di Koala Kong è l'unico che non cambia nella versione giapponese. Nella versione europea, qualsiasi lingua lo giocate, tutti i personaggi fanno gli stessi versi. Ma se lo giocate nella versione giapponese, tutti i personaggi li cambiano, a mio parere, in peggio. Ma stranamente quello di Koala Kong è l'unico che rimane normale. Perché? Non lo so.
Forse non volevo rovinare del tutto il gioco. Numero 8. Il pollo. Recentemente è stata fatta un'intervista, dopo tanti anni, allo sviluppatore di Crash Bash. E secondo l'intervista ci doveva essere un minigioco dove i personaggi dovevano fare tipo pallacanestro con dei polli esplosivi. Nel gioco questa cosa non esiste più, è stata eliminata. Ma tra i fali del gioco abbiamo l'audio proprio dei polli, che io già ci feci un video quando ancora di questa intervista non si sapeva niente. Infatti l'ho voluto lasciare nel video perché sapevo che fosse una cosa eliminata, perché nel gioco di polli non ce ne stanno neanche mezza. Numero 9. I tighi. Nel livello Jungle Fox abbiamo due tighi che dovevano attaccare diversamente. Io presumo dovessero sparare delle frecce, perché se notiamo il modello del tighi, una volta che è a terra cambia e ha tipo quel buco nella bocca. E no, non è per la palla di fuoco che vediamo nella sfida del cristallo, perché è proprio un buco per frecce. Sapete, per quelle trappole tipo Indiana Jones. Quindi presumo che anche qui ci doveva essere qualcosa che hanno eliminato. Numero 10. Papu Papu muore. Ragazzi, come già detto, questo, cronologicamente parlando, si tratta dell'ultima storia di Crash, dell'ultima vicenda di Crash Bandicoot. Se notiamo, la morte di tutti i personaggi è rappresentata con tipo un angelo. Quest'angelo non significa che sei morto, perché poi vediamo che i personaggi respawnano in un certo senso. È come per esempio nei vecchi giochi di Crash, quando morivi e respawnavi. Ma non sei del tutto morto, hai diciamo delle vite. Papu Papu è l'unico personaggio che in questo gioco muore, perché viene proprio schiacciato, cioè proprio si vede la morte di Papu Papu che è schiacciato, non può più far niente, quindi muore. È il primo personaggio che vediamo morire nella serie di Crash. I secondi e ultimi personaggi che muoiono sono Victor e Moritz, perché mangiati da Evil Crash. Sì, ci sta anche Willy Wumpa, ma Willy Wumpa una volta che scoppia lo vediamo che è vivo. C'ha ancora gli occhi che sono vivi in un certo senso. Verminator non fa la cosa dell'angelo, però non possiamo dire che sia morto. Credo che sia soltanto sconfitto, svenuto, possiamo sempre dire che è svenuto. Quindi ragazzi, cosa ne pensate voi? Avete mai fatto caso a queste cose di Crash Bash? Sì? No? Avete trovato qualcos'altro? Fammelo sapere nei commenti e niente, ci vediamo per un prossimo video, spero vi sia piaciuto. Ciao!